Social dei feed dei nostri utenti senza avvertirli per ragioni aziendali. Il primo test di questo contagio emotivo è durato 3 mesi. Alcuni utenti sono stati suddivisi per orientamento politico, stabilità emotiva e numero di contatti. L'obiettivo della fase 1 era valutare la facilità con cui possiamo influenzare umore e contenuti dei post degli utenti più fragili. Il risultato è sorprendente, 96% di successo. Bombardando i loro feed di notizie negative, contenuti destabilizzanti e ricordi dei momenti vissuti con ex partner o persone care defunte, li abbiamo spinti a pubblicare post tristi. Abbiamo cambiato il loro umore. Come verifica, abbiamo annullato l'effetto inserendo nei loro feed notizie allegre e ricordi felici. Impossibile! Ma che cazzo? E dai! Non voglio farmi male! Oddio, oddio! Non voglio morire! Oh cavolo, non va bene! Oh cazzo! Calma, calmati! Per favore, no! Chiamo qualcuno! Forse dovrei chiamare qualcuno! Porca vacca! Oh mio Dio, oddio! Io qui non ci resto! Oddio, oddio! Chi sta facendo casino? Oddio, non voglio morire! Chiamo qualcuno! Forse dovrei chiamare oddio, qualcuno! Non voglio morire! Oh, cazzo! Per favore, non voglio farmi male! Male mia! Devo restare calmo! Porca miseria! Per favore, no! No, no, non ci siamo! Oh mio Dio, oddio! Madre mia! Oddio! No, questo è un incubo! Thank you.
animale? No, questo è un amico. Oh, cazzo. Oh, merda. Ah, io me ne vado. Madre de Dios. Via, via. Oh, merda. Madre de Dios. Via, via. Thank you.
Ho sbloccato l'ascensore, ci vado subito. Sto salendo, intendo trovare le risposte. Auguri, Marcus. Siamo con te.